Siamo a Tolmezzo con Paolo Rumiz che in presentazione del libro di Ulrica da Pozzo ha portato un'esperienza e un ragionamento su quanto l'acqua e il problema della gestione dell'acqua sia universale. Ad ogni modo, Rumiz che conosce bene anche la Carnia, chiediamo qual è il suo rapporto con l'acqua di Carnia, che non è la goccia di Carnia, ma quali sensazioni ha potuto trarre durante i suoi transiti e permanenze in Carnia con l'acqua. Allora, io sono un triestino, vedo le montagne, quando guardo il mare, oltre il mare ci sono le montagne. Primo. Secondo, vivo in una città che non ha acque di superficie, perché è un territorio carsico, quindi l'acqua va tutta sotto, e quindi tutte le volte che vado in montagna mi godo questa meraviglia delle acque che scorrono in superficie, probabilmente di più di chi le ha viste fin da bambino. Terza cosa, sono un montanaro di mare, perché Trieste è così, Trieste non ha pianura, è mare e montagna insieme, quindi mi sento un po' parte di queste terre, mi sento molto più vicino alla Carnia, diciamo, che al Basso Friuli, proprio per anima, per vicinanza, per amore, per passione. Al di là delle acque che sono il cuore dell'identità, della Carnia, queste valli, alcune di queste valli sono tra le cose più belle che Dio abbia dato in terra. Posti come la Valle Pesarina, tutto che è un po' spopolata, con tutto che è magari abbandonata, ma è un luogo di incanto e di originalità assoluta. Posti come l'Uint, magnifici, le fontane. I nomi dei rii, pieni di poesia, cioè questa è una terra speciale per tanti fattori, per l'emigrazione, per la cultura che ha avuto, con tanti anche lati oscuri, ma proprio per questa la Carnia è una terra profondamente universale, cioè qui puoi vedere le problematiche. E le atmosfere che puoi vedere in tante altre parti del mondo, cioè guardando la Carnia puoi capire il problema del rapporto col territorio e il problema delle acque in generale. Noi viviamo un momento di grave emergenza delle acque, la Carnia con la privatizzazione ha vissuto degli aumenti di bollette non da poco, l'impressione è che la gente ne sia anche abbastanza stanca. Però io credo che tutto questo è avvenuto perché noi abbiamo diminuito la nostra sorveglianza su questo bene primario perché ce ne siamo distaccati già da anni. Cioè l'acqua è un bene che si è completamente desacralizzato e bisogna ritornare a riguardarlo con occhi incantati da bambino, come quelli che Ulderica da Pozzo ha dimostrato in questo suo libro, in queste sue riprese, in queste sue foto e anche nelle parole bellissime che ha messo in questo suo testo. Una ultima domanda riguarda il suo recente articolo sulla Val Camonica, pubblicato su Repubblica, dove lei illustra e propone un esempio virtuoso di, se possiamo dire così, di autogestione dell'acqua. Ecco, guardando in giro quelli che lei ha potuto constatare essere esempi virtuosi, quali consigli si possono trarre per recuperare anche quella forma di sacralità alla quale lei accennava prima? Questo discorso della Val Camonica è molto particolare perché in Val Camonica di acqua ce n'è talmente tanta che non hanno neanche i contatori e le bollette. L'acqua è gratuita in alcuni comuni, tutti i piccoli comuni, no? Dove il rapporto diretto col territorio è immediato, cioè se la conduttura si guasta arriva direttamente l'assessore con la chiave inglese e stringe le giunture. Quindi non è necessariamente un esempio virtuoso, perché la montagna spesso ha questo grande difetto di essere chiusa in comunità ostili l'una alle altre. È chiaro che in un territorio come la Carnia è indispensabile una visione unitaria. È importante che quelli che stanno in alto si mettano d'accordo con quelli che stanno in basso. Quelli che stanno in alto hanno la proprietà delle acque, quelli che stanno in basso hanno l'esigenza di averle pulite, però hanno anche i capitali per consentire a quelli che stanno in alto di avere un servizio buono. Quindi non può nascere altro che da un'alleanza, perché se ci si divide, poi accade quello che è accaduto con Carnia Acque, che ti ritrovi con le bollette triplicate. Quindi
è importante che non si dimentichi mai, anche se costa fatica, di esercitare una sovranità sulla propria acqua, una sovranità partecipata. Bisogna esserci, bisogna andare alle assemblee, piuttosto che ascoltare un iPod e prendersi un aperitivo, dedichiamo una sera alla gestione delle nostre acque. È anche divertente, perché piuttosto che lavorare in una fabbrica di tondino, stare dietro al proprio acquedotto, credo che sia anche divertente.